Ciao a tutti, in questo mio video vorrei leggervi qualche mio pensiero che ho dedicato all'universo e alle stelle. Questo mio primo pensiero l'ho intitolato Universo. Galassie sperdute, spazi indicibili, comete perdute nei vuoti incredibili, buchi neri, nebulose, stelle medie e grandiose, pianeti distanti, interminabili cose. Mondi assai lontani dagli esseri umani, pensieri vani su distanze immani, stelle lucenti, fornaci ardenti, supernove belle, non solo quelle. L'umano occhio non vede tutto quello che risiede negli spazi ansede, altre meraviglie segrete. La mia mente si diverte nel viaggiare solerte, fra gli astri variegati e mondi appena nati. Una scia bianca, il nero scianca, la Via Lattea, l'occhio incanta. Una macchiolina rosa, piccolissima, graziosa, d'Orione, la nebulosa. D'arancione e verde candita è la nebulosa trifida. Globuli gassosi in evaporazione briosa, dell'aquila, la nebulosa, con roo fiuchi e testa di cavallo, dei corpi celesti, chiudo il timballo. Viaggiar della mente infinitamente. Quest'altra mia poesia invece l'ho dedicata ai buchi neri. L'ho intitolata Cosmo Voragini. Buchi neri dagli impetuosi poteri. La luce non vi sfugge e nessuno da voi rifugge. Ignoti misteri all'immaginario severi, varchi tramiti verso mondi oscuri, del cosmo voragini, chi v'entra catturato, fulmineo finisce, in altra dimensione, rigenerato sparisce. Siete voi il segreto per girare fra i segreti dell'universo pesto di astri funesti. Quest'altro mio pensiero invece l'ho dedicato a Galileo Galilei, che fu il primo a osservare e a studiare le stelle e i pianeti. A Galileo Galilei. Occhi al cielo per scrutarne il mistero, degli sconosciuti moti, degli astri ignoti. Della luna scopristi le rughe, di Giove carpisti le lune, della terra capisti il moto. Il metodo scientifico iniziasti nuovo. Col cannocchiale originale e la passione nel cuore sfatavi con coraggio i dogmi della prigione, che dogmatica, austera, ti costrinse alla biura. Adesso le tue pupille sono stelle, le più brillanti del cielo, che ricordano all'uomo l'essenzialità del dubbio per la ricerca del vero. Quest'altro mio pensiero è intitolato Stella cadente. Lampo fugace, eterno istante, segna audace il nero lucente, appare e scompare in un attimo a disegnare, una scia lucente, fine, un istante. È breve la bellezza, una dolce carezza, la vita d'un fiore che or sboccia or muore. Quest'altro mio pensiero l'ho intitolato invece Multiverso, perché molti scienziati pensano che oltre al nostro universo ce n'è anche un altro, o tanti altri. Multiverso. Universo o multiverso? Infinità, eternità, il sempre? Qualcosa di immane o inimmaginabile nullità? Il definibile o l'indefinibile, una continuità incredibile da ovunque a ovunque, sempre c'è. Quest'altro mio pensiero invece l'ho intitolato al telescopio spaziale Hubble. L'ho dedicato al telescopio spaziale Hubble. C'è un grande occhio sopra il cielo che con un bell'occhiale osserva il mistero.
in qual riscatta foto meravigliose di polveri brillanti, creazioni fascinose. Quanto siamo fortunati noi astanti a poter ammirare quei mondi distanti, altri ora, in questo momento, senza tempo, al di là del vento. Scruta e scatta, o grande cannocchiale, continua, ti prego, a farci sognare. Quest'altro mio pensiero l'ho intitolato Le stelle della sera. Cala la sera, s'accendono i lampioni, per le strade urbane piene di giocherelloni. Le stelle si accendono, romantici puntini, polveri brillantine affascinano i bambini. Esse sono piccoline e più grandicelle, meno luccicanti e luccicanti, più vicine e più lontane, stanno tutte insieme in quel cielo, quadro naturale, affascinante mistero. Anche gli uomini, grandi e bambini, lontani e vicini, devono essere uniti nella casa terrena che la divisione ripudia per il nostro bene. L'unione è legge di natura. Quest'altro mio pensiero l'ho intitolato Luci. Vedo luci accese all'orizzonte, in questa sera di questa primavera bollente, visibilità eccellente. Ma dei lampioni arancioni che illuminano la città e i paesi circostanti, le luci sono tremule. Sono belli, sembrano stelle, piovute dal cielo, venute sulla terra a svelarci il mistero del romantico perfetto. Quest'altro mio pensiero invece l'ho intitolato M31. M31 è il nome che gli scienziati hanno dato alla galassia di Andromeda, che è la galassia più vicina alla nostra, la Via Lattea. M31. C'è una lucina accesa, un flash perenne lì nel cielo, è lontano. L'osservo invano e anelo, vorrei avvicinarlo, toccarlo, contarne le stelle. Trovarvi vite, altre civiltà, domandare loro, parlargli, porgergli le mani, amarli. La chiamano Andromeda, la galassia più vicina, bella, divina. Quest'altro mio pensiero invece l'ho intitolato Che strano. Quando guardo l'universo mi sento piccolo, piccolo, perso. È possibile che sia tutto così lontano? Che strano. È davvero tutto così lontano? È un effetto dell'occhio umano che tutto scombina, divide, crea un mondo irreale, come un sogno che sostituisce il reale? Tempo e spazio che si fondono, cosa creano? Ciò che non vediamo, l'adesso, l'ora ovunque, che tutto congiunge in un uno infinitesimo immensamente. Quest'altro mio pensiero l'ho intitolato Nero segreto. Ci sono segreti nell'universo, in quel nero inconsistente di fra le stelle, quel nero abbondante, puntinato ogni tanto da reazioni di creazioni, affascinanti visioni. Qualcosa che non vediamo, né sentiamo e percepiamo, un nascosto eccitante che mi allena la mente. M'è dolce vagare nello spazio interstellare, ove è solo l'amore a dominare con la fantasia e l'innocente bellezza d'un vuoto traboccante di un divino eccelso. Mi fermo qui, non vorrei annoiarvi oltre. Spero vi siano piaciuti questi miei pensieri. Ci sentiamo presto. A presto. Ciao.